traduzione in carcere di un noto commercialista che ha lo studio avente sede a Saronno e di due sue collaboratrici che sono invece rimaste misure cautelari però degli arresti domiciliari. L'attività muove da attività di intelligence che la tenenza di Saronno aveva fatto un anno e mezzo fa circa, dove per una serie di motivi erano state notate delle sproporzioni, delle incongruenze notevoli della condotta di vita di questo commercialista rispetto a quanto dichiarato. Giusto per citare dei casi che ci sono anche nel comunicato stampa, frequentava esclusivi circoli di golf, vacanze in tutto il mondo, uno studio molto bello in pieno centro a Saronno, eppure una dichiarazione dei redditi che era inferiore a quella fatta invece presentata dalle proprie dipendenti. A seguito di questo erano state disposte anche delle indagini tecniche